Buonasera, benvenuti allo spazio di comunicazione proposto settimanalmente da Confindustria Chieti Pescara, RT8. La puntata odierna sarà dedicata alla gestione dei rischi d'impresa e per illustrare, per introdurre questo argomento, leggiamo un passaggio molto noto di un discorso tenuto dal presidente Luigi Einaudi, fine economista e un presidente molto amato della Repubblica Italiana. Sentiamo. Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di guadagno, il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste. Ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritirare spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente comodamente ottenere con altri impieghi. Una riflessione alquanto attuale che intendiamo approfondire con gli ospiti che sto per presentarvi. E do il benvenuto a Biagio Giancola, avvocato esperto di compliance e modelli 231. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. Torna a trovarci Roberto Di Domenico, il presidente della sezione agroalimentare di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. E ancora abbiamo Smeraldo Ferri Franchini, responsabile di ricerca, sviluppo, auditing e formazione IBS SAS. Buonasera. Buonasera a voi. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per appunto parlare di questo tema che abbiamo introdotto in maniera così alta, possiamo dire citando appunto Einaudi, e chiediamo all'avvocato di inquadrare un po' questo argomento parlandoci dal punto di vista proprio normativo e di diritto, come si definiscono questi rapporti e come si definisce appunto la funzione dell'imprenditore, la definizione. Prego, a lei. Grazie. Allora, innanzitutto dobbiamo pensare, diversamente da come la pensano gli imprenditori, che l'impresa di fatto è una persona giuridica. Quindi solo per questo dobbiamo ragionare che esiste in quanto lo prevede il nostro codice. Diversamente avremo solo le persone fisiche. E partendo da questo concetto, da questo assunto, di fatto abbiamo che un'impresa non è solo il bene o la prestazione che commercia, ma in realtà è un fascio di diritti che parte dalla Costituzione attraverso gli atti che si fanno nel notaio con i rapporti di diritto del lavoro piuttosto i rapporti commerciali e con tutta quindi quella disciplina che è prevista per le imprese. Da qui derivano non solo le fisiologie ma anche le patologie, quindi si parte da un discorso di impresa che produce beni o servizi al rischio di impresa collegato al rischio di commissione di reati e qui si innesta la 231, perché di fatto cosa accadeva? Nel tempo, i romani dicevano societas delinquere non potest, perché? Perché chi poteva delinquere, chi poteva andare in galera, in realtà in prigione, è la persona fisica, non ci può andare un'impresa, una società. Allora cosa accadeva? Che nelle imprese si commettevano dei reati, se ne avvantaggiava la società, ma estromesso il soggetto che ha compiuto il reato, l'impresa aveva avuto solo il vantaggio e nessun svantaggio. Nel 2001 è stata introdotta tutta la normativa 231, il decreto legislativo 231 del 2001, che ha previsto che a fianco al reato della persona fisica ci fossero delle sanzioni per la persona giuridica, quindi per le imprese. Sanzioni che sono sia, sia economiche, che possono arrivare fino a 1,5 milioni a seconda del reato che si commette e del vantaggio che si ha,
e sia interdittive, quindi la sospensione o addirittura la chiusura dell'attività di impresa nel momento in cui sono stati commessi determinati reati. Quindi, proseguendo sotto questo punto di vista, cosa nasce con la 231? Da una parte c'è il rischio che ci sia una sanzione, dall'altra parte hanno previsto che per evitare questa sanzione alle imprese debbano essere messi in atto una serie di modelli, quindi un modello che preveda innanzitutto l'analisi del rischio dei reati che può commettere quel tipo di azienda e poi creare una serie di protocolli che permettano di ridurre quel rischio. Nel momento in cui c'è la riduzione del rischio, di fatto ci può essere un esimente sul rischio. Ora vediamo una slide qui. Questa slide è un po' anticipatoria del discorso, però di fatto cosa chiedono le aziende per la 231? C'è un rischio per le aziende che il modello di fatto non sia, pur avendo fatto protocolli, pur avendo creato il modello 231, non sia effettivamente idoneo a esimere l'azienda dal reato, quindi dalle sanzioni interdittive pecuniarie. E quindi le aziende cosa chiedono? Oggi cosa avviene? Che c'è un giudizio penale e il giudice valuta se il modello è idoneo o non idoneo all'esigenza dell'esimente del reato. Invece con le aziende chiedono che ci sia una certificazione ex ante, ossia che si realizzi un modello e che ci sia una certificazione che dica sì, questo modello effettivamente esime le aziende dai rischi di reato. Abbiamo visto che addirittura c'è un buon 86% delle aziende, questa è un'indagine del 2021 del Sole 24 Ore che ha previsto questo. Grazie Avvocato, questo mi consente di passare la parola a Di Domenico che in quanto imprenditore ci può dare una testimonianza insomma, relativamente a quella che è la sua esperienza in quanto imprenditore e relativamente a questi argomenti che abbiamo ascoltato. A lei Presidente. Ma cosa dire, io dico che oggi purtroppo fare impresa è un'impresa, questa è la parola magica, no? È impresa, il rischio ce l'hai ogni giorno ma tutti i minuti è il rischio, perché nel caso del nostro settore dell'agroalimentare devi stare attento a tante di quelle cose, perché tu sei sottoposto da parte dei clienti della grande distribuzione, dei clienti di esami sui prodotti tutti i giorni, hai degli audit tutti i giorni della grande, non tutti i giorni ma spesso della grande distribuzione e da parte delle ASL, da parte di tutti gli uffici competenti. È chiaro che il rischio ce l'hai, però è bello fare impresa, se tu non rischi come fai a fare impresa? L'importante è tu che lavori bene, ti prepari una bella squadra che rispetta tutte le leggi, che rispetta tutto il lavoro che sta facendo. Io gli faccio sempre una domanda, io chi collabora con me, ma tu quando produci il prodotto te lo mangeresti? Perché sai dove andiamo incontro? Parlando con i miei colleghi dell'agroalimentare, anche loro fanno questa semplice domanda per coinvolgere il personale, perché purtroppo un'azienda esiste se hai un personale, se hai una squadra, perché se uno pensa di avere un'azienda, la singola persona, il singolo imprenditore non va da nessuna parte. Come si fa? Bisogna fare i corsi di formazione, bisogna rendere, come dicevo, partecipi, portare con te i collaboratori a fargli capire cosa c'è fuori al mercato, cosa bisogna fare, perché partiamo dal presupposto, non si finisce mai di imparare, c'è sempre da imparare, stiamo attenti a tutto, dalla semplice cosa alla cosa più grande e questo magari ti rende un po' più tranquillo, ma devi essere sempre vigile, perché tu fai un prodotto dell'agroalimentare, cioè che consumano le famiglie. Questo è un concetto sicuramente molto importante. Il Presidente Di Domenico faceva riferimento al discorso dell'auditing, che in realtà è uno strumento a supporto dell'imprenditore che però viene vissuto
con un po' di ansia. Siccome abbiamo qui presente in studio un esponente di un'azienda associata a Confindustria che si occupa proprio di auditing, vogliamo chiedere appunto a Ferri Franchini esattamente come si può tutelare ed essere di supporto alle aziende in maniera proprio concreta. Prego a lei. Sì, l'attività di auditing è un'attività abbastanza importante che viene indicata come una parte indipendente di parte terza, nel senso che l'auditor, cioè la figura professionale la quale dà seguito a questo audit, è una figura che è iscritta in dei registri internazionali di competenza, cioè da istituti professionali proprio attinenti alla materia. Quindi questi professionisti vanno all'interno delle aziende, ovviamente chiamati, interpellati dagli imprenditori che vogliono un confronto che deve però andare a verificare non tanto la dinamica dei processi lavorativi, operativi o di stabilimento, ma dei processi di responsabilità. Perché l'imprenditore, come diceva prima il Presidente, è un'entità semi-impegnata, la quale tralascia a volte degli aspetti di controllo a terzi, quindi il suo consulente normale, lo tralascia ad altre figure interne, che ovviamente sono impegnati in tanti aspetti. Quindi queste persone lavorano in una giusta armonia e una giusta professionalità. Però cosa accade? Che non hanno la indipendenza tale da poter chiarire e verificare in campo la reale applicazione e implementazione delle normative di legge, le norme cogenti, quindi testo unico 81, regolamento 852 alimentare, 152 ambientale, i rifiuti, sono tanti aspetti. Quindi l'auditor cosa fa? È una persona che va nell'azienda, fa prima una verifica documentale, quindi verifica la documentazione presente, quindi il DVR, manuale di autocontrollo, tutto ciò che è presente, correlandolo con i processi che poi andrà a vedere in campo, quindi girerà l'azienda, intervistando anche il personale, perché il personale, che è la colonna trainante di tutte le piccole e medie imprese e grandi imprese, in genere è formato, però la verifica dell'efficacia a volte non è coerente con i rischi a cui l'azienda sta andando incontro. Quindi quando si parla di decreto 231 è la stessa cosa. Quindi verificare che il gruppo di gestione, il 231, quindi l'organismo di vigilanza, in qualche modo possa monitorare e verificare che tutte le procedure previste per prevenire reati o prevenire sanzioni vengono adeguatamente applicate da tutta la struttura, compresi anche i fornitori. Perché il fornitore è un aspetto critico che a volte crea delle disenergie. Faccio esempio dei rifiuti. Il rifiuto è abbastanza particolare. Quindi quando si parla di normative di rifiuto, codice ONU, codice CER, a volte capita che l'autorità proprio che gestisce il rifiuto usa dei veicoli non sempre iscritti nei registri regionali, per motivi operativi loro interni di cui non andiamo a sondare. Quindi noi come auditor andiamo veramente a vedere anche le carte, vediamo anche i formulari, come sono stati compilati, come sono stati scritti, come il personale realmente gestisce il rifiuto. Quindi l'auditor è una figura che potrebbe essere equiparata a un perito, una cosa così, però con molta più competenza. Infatti se posso fare un excursus sulla nostra professionalità, la nostra società di auditing che si trova a Pescara, noi che facciamo? Abbiamo due elenchi, un elenco di auditor che hanno delle competenze, perché loro devono avere delle competenze di settore IAF e A, che sarebbe i codici merceologici dell'impresa, e un elenco di esperti tecnici, dove quando si va in aziende molto complesse ci si affida anche all'esperto tecnico, che completa quello che si chiama gruppo di audit, dove il responsabile dell'audit, chiamato lead auditor, viene in qualche modo coinvolto nella responsabilità finale di redigere una checklist di quello che guarda e un rapporto finale che sottopone alla direzione, non ad altri, dove va a commentare quelli sono stati i risultati di quell'attività che lui ha fatto in campo. E non fa consulenza, perché non può fare consulenza, ma può solamente dare delle segnalazioni o delle implicazioni sulle aree di forza e di debolezza, così chiamate aree di miglioramento.
È un argomento alquanto articolato ed è ovvio che gli imprenditori che, come ben si diceva prima, sono impegnati appunto a produrre, che appunto abbiano anche dei supporti, delle guide per riuscire a districarsi in questa matassa di normative che a volte sono veramente difficili da affrontare per chi è impegnato a produrre. Vorrei tornare dall'avvocato per continuare, no, appunto a entrare nei meandri della 231, che è molto, molto ricca, ha tante sfaccettature, e poi integriamo anche con altre considerazioni in merito. Prego, avvocato, a lei. Grazie. Allora, io voglio ripartire dalle parole di Domenico. Dice: l'impresa è una squadra che rispetta le leggi. Allora, anche qui sostanzialmente è un riferimento diretto a quello che è l'articolo 2086 del Codice Civile, che dopo la riforma societaria sostanzialmente prevede che l'imprenditore deve dare un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo alla propria azienda. E questo è il centro vitale dell'impresa e del centro vitale delle norme del corpo proprio di diritto societario, a cui poi si aggancia inevitabilmente tutto il decreto 231. Perché il decreto 231, qual è la funzione? La funzione l'abbiamo detta, ma in pratica cosa accade? Che bisogna fare un'analisi dei rischi all'interno della società, quindi verificare, ecco qui abbiamo una slide importante, verificare quelli che siano i rischi ipotetici che l'impresa può compiere, rischi di reato che può compiere, a quel punto creare i protocolli di tutela dell'impresa affinché i suoi apicali e gli amministrativi interni all'azienda non compiano certi reati, e creare un organo che è quello dell'organismo di vigilanza, che non è un organo societario, è un soggetto esterno, ma che di fatto sono degli auditors, cioè fanno attività di monitoraggio e di verifica all'interno dell'azienda per verificare se quei protocolli sono applicati, se c'è stata una formazione all'interno dell'impresa e se sono applicati in ogni specifica ufficio all'interno. Se vogliamo tornare un attimo a quella slide, che è interessante, perché? Perché di fatto rappresenta quelli che sono i reati in corso, i procedimenti penali in corso in riferimento ai reati contenuti all'interno della 231, e vediamo che gran parte dei reati sono reati ambientali, poi ci sono quelli riferiti alla sicurezza sul lavoro, poi sono le truffe allo Stato, quindi i contributi, le richieste dei contributi, i bandi di gara, industria e commercio, quindi le merci contraffatte. Per cui, in concreto, cosa fa la 231? Va a creare quei protocolli che evitino la commissione di questi reati. Per cui, se all'interno di un'azienda c'è un problema di, tornando a quello che diceva Franchini, la gestione di rifiuti, evidentemente che è un reato compreso nell'elenco della 231, evidentemente bisogna creare dei protocolli per cui innanzitutto bisogna vedere se l'azienda esterna che gestisce i rifiuti abbia l'autorizzazione per gestirli. In secondo luogo bisogna monitorarlo, cioè ogni 6 mesi andare a vedere se mantiene quell'autorizzazione, perché potrebbe averla il primo giorno, potrebbe non averla in un secondo momento. Bisogna verificare se i beni strumentali utilizzati da quell'azienda esterna come fornitore sono autorizzati all'utilizzo di quei rifiuti, quindi andare a vedere in concreto anche le targhe di quei veicoli, se sono quelli che sono stati autorizzati al trasporto dei rifiuti, piuttosto che vengono utilizzati altri mezzi, perché si vengono a creare dei reati, o farsi dare poi ad esempio anche i documenti di smaltimento del rifiuto stesso. Per cui significa di fatto conoscere meglio i processi della propria azienda e conoscere e monitorarli nel tempo attraverso quindi un soggetto che è l'organismo di vigilanza, che dialoga con l'azienda,
con tutti gli oneri di processo all'interno dell'azienda, con il collegio sindacale, con i soggetti che si occupano della revisione della società, e questo riescono a farlo in che modo? Con una competenza propria, perché l'organismo di vigilanza può essere monocratico o collegiale, oppure anche andando a coinvolgere auditor esterni laddove hanno un budget, abbiano un budget a disposizione, perché per dare una sistematicità all'attività sarebbe il caso anche di dare un budget economico per dare un'indipendenza vera e propria all'organismo di vigilanza, che possa in quel modo fare un'attività di auditing concreta. E quindi può supportare l'azienda nel conoscere meglio se stessa, e attraverso quelli creando quindi anche quei flussi informativi all'interno dell'azienda con il collegio sindacale, la governance, quindi l'organo di governo dell'azienda e tutti i soggetti apicali che gestiscono quindi i processi aziendali, in modo tale che si conoscano realmente le attività, come vengono svolti i processi e anche i processi aziendali in questo caso. E quindi questo di fatto facilita anche l'imprenditore stesso nella conoscenza della propria impresa e ad evitare poi che si creino degli intoppi, che possono essere di natura economica fino a 1,5 milioni, piuttosto che di natura aziendale vera e propria, perché chi lavora con la pubblica amministrazione, ad esempio, se ha l'interdizione a lavorare con la PA, perché cioè, mi è capitato con un giudice di Bologna, di un'azienda che produceva dei prodotti per il mondo della pubblica amministrazione, c'era un rischio di reato, che c'era un procedimento in atto, il giudice ha interdetto l'azienda ad operare con la pubblica amministrazione, praticamente il giudice stava mandando in fallimento l'azienda, perché se l'azienda lavora con la pubblica amministrazione, se dà una sospensione anche solo di 6 mesi, di fatto l'azienda chiude, perché per 6 mesi non può lavorare, e il giudice non si era accorto di questo. Quando parlando con lui è uscito fuori questo argomento forte, lui stesso si è reso conto e ha poi ridotto la misura interdittiva, però poi ci troviamo di fronte a una sensibilità del giudice che può averla come non può averla. Certo. E quindi dobbiamo evitare di arrivare in questo modo davanti al giudice. Un grazie. Esempio molto, molto calzante e importante, grazie per averci fatto appunto questa disamina così bella articolata, che mi dà la possibilità anche di passare la parola a Di Domenico, perché tutto questo che abbiamo ascoltato diventa ancora più rigido quando si parla di certificazioni, soprattutto in ambito agroalimentare. Di Domenico, la sua esperienza. Ma la mia esperienza, io che dire, le certificazioni, diciamo che parlo di spedisce, le ha tutte, perché l'ultima arrivata, come ho raccontato qualche altra volta, è l'ISG, ci pregiamo nel dire che siamo in pochi in Italia, vero, ma in tutti i campi l'ISG. L'ISG cosa significa? I è intesa come ambiente, S come sociale per i nostri collaboratori, e la G come governance. È chiaro che noi ci adoperiamo, una certificazione molto, ti fa essere molto attento, molto accorto, devi stare sempre concentrato, devi sempre studiare. Noi in questo periodo stiamo lavorando sotto il settore delle confezioni e degli imballi, stiamo trasformando la nostra azienda, e lo dico anche ai miei colleghi, sempre di più dobbiamo trasformare le aziende, i prodotti di imballo devono essere tutti riciclabili. Non può esserci più un prodotto che non è riciclabile, perché ognuno di noi, se fa un piccolo sforzo, aiuta il mondo, perché non lo inquiniamo, perché siamo noi causa dell'inquinamento, poi chi più e chi meno, comunque siamo causa noi. Quello che diceva l'avvocato, io lo vivo spesso questo discorso, è chiaro che se tu hai tutti i fornitori, li conosci, ci lavori da anni, però devi chiederle sempre la documentazione, cosa hanno fatto, se si sono innovati, perché il mondo cambia tutti i giorni. Non ci dimentichiamo che la pandemia ci ha stravolto, adesso questa guerra un po' che ha stravolto i prezzi. Io credo che in questo caso sia una speculazione più che la guerra. Tutto aiuta, ma sicuramente ha aiutato gli speculatori.
Ma tornando alla certificazione, sono uscito un po' dal discorso, ma tornando alle certificazioni, la mia domanda è: come fa oggi un'azienda a non averla? Questo non lo dico perché io ce l'ho più o meno tutte, ho il prodotto certificato, ho la BRC per l'estero, la IFS. Poi cosa abbiamo fatto che è una mini certificazione? La blockchain. Ma se, nessuno considera la blockchain, ma sapete che la blockchain dice alla signora Maria che acquista il prodotto dove nasce questo prodotto? Comunque ti garantisce che è un prodotto contraffatto. Ma bisogna farla la blockchain. Quello è un valore aggiunto per un'azienda. Poi il discorso di ESG, come fai? Anche lì è chiaro, devi essere organizzato, perché non è che domani mattina pensi di fare gli ESG e cominci. Ti devi sempre avvalere dei consulenti esperti che ti aiutano, perché non esiste un tuttologo, ognuno deve fare il suo lavoro. È chiaro che ti devi circondare di persone, a parte esperte, ma brave, perché per fare un lavoro ci vuole una brava persona, una persona di coscienza. Perché se tu vieni soltanto per controllare dei documenti e per emettere solo la fattura di fine mese, scusate se sono molto schietto, tu non stai facendo il bene dell'azienda, non stai facendo il bene della comunità. Tu devi sposare il lavoro che fai, perché non è detto che il lavoro è solo il profitto. Perché se facciamo adesso, si è fatto sempre il profitto, che ci troviamo un mondo inquinato. Ragioniamo in un modo diverso. L'ONU ci dice che bisogna raggiungere nel 2030 determinati obiettivi. No! Bisogna farlo nel 2025, perché noi siamo bravi, intelligenti, dobbiamo farlo, sposiamo la causa, tutti insieme. D'altronde stiamo uscendo dalla pandemia, me lo auguro domani, speriamo che usciamo dalla guerra, siamo tutti, secondo me siamo tutti più forti, noi dobbiamo essere ottimisti, non è che dobbiamo dire c'è stata la pandemia, c'è la guerra e la fine del mondo, no, questo ci deve rendere più forti, più collaborativi e più coscienziosi, perché non ce lo dimentichiamo che la coscienza è la base di tutto, che tu basta che, come dicevo prima, un brutto gesto, hai qualcosa in mano da gettare, non trovi giustamente lo spazio, butti per terra, non funziona. Grazie per questa accurata questo accurato ragionamento che ci dà modo appunto di capire quanto effettivamente gli imprenditori coscienziosi, appunto come diceva il Presidente, possano effettivamente fare tanto per la comunità. E si è parlato di blockchain, un tema che abbiamo affrontato nelle stagioni precedenti, si è parlato di Agenda 20 e 30 e appunto si parla sempre più spesso di necessità appunto di stabilire dei parametri ben precisi per riuscire appunto a ragionare in termini di crescita sostenibile, e in questo l'auditing ci dà sicuramente un supporto evidente. Adesso, per concludere la nostra trasmissione, passerei la parola al nostro esperto di auditing per parlare un po' di dati, di suggerimenti, di prospettive di questo settore. Prego, a lei. Beh sì, le prospettive sono abbastanza ampie, però teniamo presente che un auditor deve avere un percorso professionale pregresso e deve poi ogni anno sostenere delle formazioni continue per aggiornamenti legislativi, perché l'auditor deve conoscere le leggi dei settori di cui è auditor bene, tutte, cioè non può esularsi da non conoscerle, perché fa una verifica sull'aspetto legislativo anche, come dicevo prima, no? Quindi l'audit dicevo proprio è un momento di incontro critico tra l'impresa e il mondo esterno. Quindi, come diceva il Presidente, anche mettere a confronto l'aspetto del cliente, cioè l'audit fa emergere anche il grado di soddisfazione del cliente, i reclami occulti o i reclami reali, fa emergere tanti aspetti. Quindi quello che posso dire è questo, che un'attività di audit in un'azienda, una piccola e media impresa, è di fondamentale importanza per poter innanzitutto eliminare i rischi alla fonte di carente o a volte non applicazioni normative. Se facciamo l'esempio sempre del testo unico 81 della sicurezza, a volte ci sono delle attività mal gestite, ma mal gestite non perché si voglia mal gestire dall'imprenditore, perché lui è l'unico che paga tutte le conseguenze, però per le dinamiche di velocità, perché bisogna correre, andare avanti per tanti motivi, tante cose vengono tralasciate. Allora l'auditor in quel caso cosa fa? Va veramente ad attestare e verificare
che queste normative vengono applicate, perché a volte l'imprenditore, come dice, noi abbiamo fatto una ricerca qualche tempo fa, intervistando 400 imprese, direttamente titolari, presidenti e amministratori, dove abbiamo riscontrato che circa il 70% di questi imprenditori, quindi gli apicali, come dice l'avvocato che si nomina questa parte qua, a volte è a conoscenza di questi rischi, però per tante motivazioni cerca di non affrontarli, delegando a terzi abilitati, quindi consulente della sicurezza, consulente di rifiuti, consulente organizzativo, tutto l'aspetto del confronto. Poi c'è un 30% che è quasi all'oscuro di normative di legge, cioè le applica perché deve applicarle indirettamente. Allora noi cosa abbiamo avuto come sensazione finale, risultato finale di questa operazione? Che l'imprenditore praticamente dovrebbe attivare un'attività di auditing esterno periodicamente, almeno 3 volte l'anno, perché in 3 volte l'anno diventa un confronto critico tra l'attività che l'azienda fa, quello che il mercato chiede e quello che la legislazione pretende. Grazie, prego. È stato veramente puntuale. Io a questo punto non posso che ringraziare gli ospiti per gli importanti consigli, quindi saluto Biagio Giancola, grazie, buonasera. Grazie, buonasera, grazie. Roberto Di Domenico. Grazie, buonasera. Smeraldo Ferri Franchini. Grazie e buonasera a tutti. Per la regia e le riprese rispettivamente ringrazio Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento lunedì prossimo alle 22:30.